Oggi diamo il benvenuto a uno dei modelli più interessanti di quest'anno, che è la Polestar 3. Per chi non lo sapesse, la Polestar è un marchio svedese controllato dalla Volvo che sta per arrivare sul nostro mercato, dove si farà vedere nel corso dell'anno prossimo, e lo farà esattamente con questo modello. Un modello ricco di soluzioni avveniristiche e dal design molto molto interessante, che adesso andiamo a conoscere da vicino. Prima mondiale a Copenaghen di questa nuova SUV, proviamo a farvi vedere quello che riusciamo in una calca di 800 giornalisti da tutto il mondo, e proviamo a cominciare un pochino con le proporzioni. Allora, come vedete, siamo in presenza di una SUV di taglia grande, lunga 4,90 m e con un passo di 2,98 m, quindi una taglia L, per non dire quasi XL per i nostri standard europei e italiani. Siamo dalle parti, grosso modo, della Mercedes GLE o della BMW X5 come dimensioni, come taglia, ma qui c'è un aspetto che voglio farvi notare e che è un primo aspetto interessante e curioso di questo modello. Vediamo se riusciamo a inquadrarlo un po' più da lontano, ed è l'altezza. Allora, abbiamo detto 4,90 m di lunghezza, 2,98 m di passo, ma l'altezza si ferma a 1,61 m, quindi siamo grosso modo un 10 cm più in basso rispetto a delle vere e proprie SUV coupé come la GLE coupé o la X6, tanto per dare dei riferimenti noti. E questo avviene perché non c'è una linea da SUV coupé vera e propria, ma c'è una zona, questa qui posteriore del padiglione, che ha un andamento molto scosceso e molto aerodinamico. La ragione per cui è fatta così è aerodinamica, e questo ci porta ad entrare un pochino nei dettagli di questo modello, che secondo me sono interessanti prima di tutto da un punto di vista aerodinamico. Il primo dettaglio che voglio farvi vedere, e che mi piace sempre farvi vedere sui modelli elettrici di ultima generazione, perché è un aspetto centrale nella progettazione e nel raggiungimento di livelli di autonomia maggiori, ed è proprio quello dell'aerodinamica. Allora, guardate qui sul muso, alla fine del cofano c'è un vero e proprio aerobridge, se vogliamo usare una terminologia un po' ferraristica. La Polestar la chiama front wing, è una vera e propria ala, come vedete, serve a far accelerare il flusso aerodinamico sul frontale, a ridurre la resistenza all'avanzamento, e dialoga, ecco, guardate com'è scavato il cofano, e dialoga con un altro elemento aerodinamico che si trova al posteriore, che è questo grosso spoiler, a sua volta, eccolo qui, staccato dall'1.8, che serve a ridurre la turbolenza che si genera in coda, e a sua volta appunto a migliorare il CX del corpo vettura. Stesso ruolo, terzo dettaglio aerodinamico che vi faccio vedere sono questi piccoli winglet dietro le ruote posteriori, anche loro stessa funzione, staccano il flusso dalla carrozzeria e puliscono il flusso d'aria dai vortici di troppo, che tendono a peggiorare il valore di CX. Non è importante soltanto per l'aerodinamica la Polestar 3, ma anche per aspetti tecnologici, e questo ci riporta verso il frontale, dove torniamo qui nella bolgia. Spero di aver scelto le macchine dove ci sono meno persone intorno, così da farvele vedere un po' meglio. Allora, secondo aspetto chiave di questo nuovo progetto è la tecnologia. Allora, come vedete qui davanti, ovviamente trattandosi di un modello full electric, non c'è più una griglia. Prima, durante la conferenza stampa, stava parlando il chief designer Maximilian Missoni e ha detto: è come se le auto non avessero più bisogno di respirare, ma di vedere. Ed è un'immagine che mi è piaciuta veramente tanto, perché la Polestar l'ha voluta sottolineare come non ha fatto nessun altro costruttore finora. Allora, questa parte qui della carrozzeria, questa parte qui del muso, si chiama Smart Zone. Si chiama Smart Zone e racchiude, come già avviene su altri modelli, ma secondo me integrandoli in una maniera molto più interessante, tutta una parte di sensori e di telecamere che servono alle funzioni di guida autonoma. In particolare qui ci sono la microcamera frontale, c'è uno dei 5 radar che si trovano su questo veicolo, e poi sui radar ci torneremo, perché qui c'è
c'è un altro aspetto super interessante, una nuova funzione, un nuovo ruolo che ha un sensore radar che è una prima mondiale, che non è mai stato adottato con questa funzione finora nell'industria automotive. Ma vi dicevo, microcamera con ugello per lavarla e per tenerla pulita, radar con i filamenti per le resistenze, per riscaldarlo e tenerlo al riparo dal ghiaccio, dalla neve, che in Scandinavia sono dei fenomeni atmosferici piuttosto comuni, e poi soprattutto una cosa che mi piace molto è il fatto che non sia stata nascosta questa parte a livello di design, ma sia stata enfatizzata con queste grafiche molto minimal, molto scandinave, che rivendicano un po' questo nuovo ruolo del frontale. Dietro tutto questo bisogna parlare anche un pochino di software, perché oltre al discorso dei sensori c'è anche una nuova intelligenza artificiale che li gestisce, ed è la Nvidia Drive Platform. La Nvidia Drive Platform, che sostanzialmente è un nuovo core computer centralizzato che sfrutta software proprietari della Volvo proprio per integrare e far lavorare al meglio tutte le funzionalità più avanzate di sistemi di assistenza alla guida. Parlando di assistenza al pilota, dobbiamo fare un bel deep dive sugli interni e proviamo ad avvicinarci a uno degli esemplari che sono aperti. Allora, eccoci qua, proviamo ad infilarci rapidamente qui dentro l'abitacolo della Polestar 3. Prima di arrivare alla tecnologia, una cosa che voglio farvi vedere rapidamente sono i materiali dei rivestimenti, perché anche da questo punto di vista è un modello molto molto innovativo. Allora, prima di tutto qui è stato adottato un vinile a base biologica che si chiama Microtech e che ha un profilo di emissioni di CO2 migliore rispetto a quello delle plastiche tradizionali e dei tessuti tradizionali. Cosa interessante da dire, come vedete qui, aspettate che mi avvicino e abbasso la voce mentre anche gli altri colleghi parlano del modello, ecco qua, pelle nappa da allevamenti sostenibili. Quindi qui è stato scelto di adottare delle parti in pelle, non sono interni vegani, questo è un aspetto molto curioso che mi ha sorpreso, ed è stato scelto perché ha un profilo migliore, ancora una volta da un punto di vista di emissioni di CO2, rispetto a dei materiali vegani sostitutivi della pelle. Terzo materiale che devo dirvi, qui non vedo ma che è stato annunciato su questo modello, è una lana tracciabile al 100% fino all'origine. Parlavamo dell'infotainment ed eccoci qua di fronte a questa nuova piattaforma che ha un aspetto molto spettacolare grazie a questo super schermo in verticale da 14,5 pollici che nasconde al suo interno a sua volta un processore tutto nuovo che è lo Snapdragon Cockpit Platform. Oltre alla CPU nuova, va detto che qui dentro c'è anche Android Automotive OS, che era stato già adottato sulla Polestar 2 e che qui torna nella stessa versione, sostanzialmente con aggiornamenti over the air che permettono appunto di aggiornare tutte le funzioni. Come vedete adesso c'è un addetto della Polestar che sta navigando tra i menu, devo dire grafiche molto immersive e soprattutto menu estremamente fluidi, quindi un sistema che sfrutta tutti i vantaggi di Google. Quando vi ho parlato dei sensori, vi ho anche detto che oltre a quelli della Smart Zone sul muso, ce ne sono anche altri qui dentro e servono a fare una cosa che è molto cara alla Volvo, che rientra molto nella storia del marchio e quindi in quella della Polestar, che è un suo marchio controllato. Praticamente qui dentro la Polestar 3, questa credo che sia una prima mondiale assoluta, c'è uno dei 5 radar presenti su questo veicolo, la cui funzione è quella di rilevare movimenti nell'abitacolo anche al di sotto del millimetro. Serve a scongiurare l'abbandono di bambini o animali domestici a bordo, e non è un sistema solo passivo perché è anche collegato con il sistema di climatizzazione e può accendere il condizionamento o il riscaldamento per evitare colpi di calore oppure episodi di ipotermia. Seconda cosa da dire, qui ci sono anche due telecamere a circuito chiuso che sfruttano una tecnologia di eye tracking di ultima generazione, che controllando i movimenti oculari di chi siede al volante possono inviare ovviamente suoni o messaggi visivi di allarme, ma che possono anche arrivare ad arrestare il veicolo in caso di emergenza quando il guidatore è distratto oppure ha un colpo di sonno o un malore.
Allora, al momento del lancio la Polestar 3 verrà offerta soltanto in una alternativa di powertrain che è la dual motor, quindi con una unità elettrica per asse, con una logica di ripartizione della coppia che predilige l'invio all'asse posteriore. La versione di base viene offerta in un power step da 489 cavalli e 840 Nm, che è in grado di accelerare da 0 a 100 in 5 secondi netti. Però sempre dal lancio sarà disponibile anche il Performance Pack, che porta questi valori a 517 cavalli e 910 Nm e che abbassa lo 0 a 100 a 4,7 secondi. Il Performance Pack, che non è disponibile su questo modello che è qui davanti a me, è riconoscibile da tutta una serie di piccoli dettagli come i cerchi da 22, alcuni dettagli in un colore che la Polestar chiama Swedish Gold, e anche per una particolarità tecnica, perché oltre che più potenza questa versione ha anche delle sospensioni pneumatiche che sono di serie su tutte le Polestar 3 e che però qui hanno un setting specifico, ovviamente più improntato al dinamismo. Su tutte e due le versioni, quindi sia quella da 489 sia quella da 517 cavalli, c'è sia il torque vectoring a doppia frizione al posteriore che era stato introdotto dalla Polestar 1, sia una funzione di disaccoppiamento dell'unità posteriore dal resto della meccanica, che permette, quando ci sono condizioni di marcia in cui non viene richiesto il massimo delle performance, di ridurre ovviamente il consumo dell'energia contenuta nella batteria e quindi di aumentare l'autonomia. Visto che abbiamo parlato di batteria, arriviamo anche a questo capitolo dicendo che, come la configurazione powertrain, anche le alternative di batteria non saranno molte, anzi ce ne sarà una soltanto, che è con accumulatore da 111 kWh, che consente una autonomia stimata per il momento, non ancora ufficializzata, di 610 km sul ciclo WLTP, e che può essere ricaricata sia ovviamente in corrente alternata con il classico caricatore di bordo da 11 kW, sia in corrente continua fino a una potenza massima di 250 kW. Della batteria vi voglio anche dire dei dettagli curiosi, perché qui ce ne sono veramente tanti. Uno è il case che la racchiude, che è fatto in alluminio ma che è rinforzato in acciaio temprato al boro. Poi c'è un sistema di raffreddamento ovviamente a liquido, e poi va ricordato che sulla Polestar 3 c'è di serie anche la pompa di calore. Pompa di calore che qui ha una funzione non soltanto di climatizzazione dell'abitacolo e quindi di ottimizzazione delle performance termiche e di riduzione dei consumi, ma che serve anche a precondizionare la batteria prima della ricarica e quindi a portarla nella finestra termica ottimale per rendere più rapida ed efficiente la fase di ricarica. Questa batteria ha anche una serie di altre capacità, che sono la carica bidirezionale, che consente di restituire l'energia alla rete in una funzione di vehicle to grid e di alimentare degli elettrodomestici veri e propri, come una bici elettrica oppure delle attrezzature da campeggio, con la funzione di plug and charge. Questa è solo una delle caratteristiche che rendono la Polestar 3 uno dei modelli più interessanti in arrivo in Italia l'anno prossimo. Nel nostro paese sarà sul mercato a partire dall'ultimo trimestre del 2023. I prezzi non sono ancora stati ufficializzati, ma ovviamente si tratta di listini in linea con i contenuti molto molto premium di questo modello. In Germania si partirà da 89.900 euro e sul nostro mercato i valori saranno quasi sicuramente molto simili a questi.